È proprio di ieri l'idea di Nicola Zingaretti di aprire ad un'alleanza futura con il Movimento 5 Stelle. Solo che Luigi Di Maio ha detto per il momento non è in programma, non è all'ordine del giorno. Voi sapete che Di Maio ultimamente, al posto che dire no, dice non è all'ordine del giorno. Zingaretti parla di un grande partito quasi fuso tra 5 Stelle e PD che avrebbe il 47-48%. Quindi questa era già la sua idea iniziale. Quando lui è stato chiamato alla segreteria del Partito Democratico, era stato ben chiaro dicendo che i grillini praticamente erano degli scappati dalla casa del PD, che bisognava farli rientrare dentro in quanto agitati, in quanto che non capiscono, perché lui e il PD non hanno mai avuto una gran considerazione del Movimento 5 Stelle, li hanno sempre reputati, diciamo, nella maniera più gentile che si può dire, non alla loro altezza. Voi sapete che il PD crede di detenere una superiorità morale e intellettuale, quindi loro credono fermamente che siano degli scappati di casa che bisogna fare rientrare, però non prima di riaverli educati. Queste erano proprio le parole sprezzanti di Zingaretti appena nominato segretario del Movimento 5 Stelle. Perché attenzione, Zingaretti non parla mai, lui ha la linea del non parlare perché dice il capo, il leader non si riconosce dalle polemiche o grida o battipugni, però ogni tanto qualcosa che dice è veramente offensivo o veramente pesante. Quelle po poche volte che dice qualcosa sono cose che vanno giù con l'accetta. Quindi Zingaretti vorrebbe questa alleanza strutturale con i 5 Stelle proprio dopo la scissione di Matteo Renzi. Un partito democratico che sta cercando faticosamente di ritrovare una sua unità. Il Movimento 5 Stelle, che fino a ieri definiva il PD come un nemico, diventerebbe quindi una stampella per fare il vecchio ulivo prodiano degli anni 90. Il Movimento 5 Stelle è la più grande truffa politica della storia d'Italia, avverte Cesare Sacchetti, dove? Su Twitter, perché voi sapete che ormai la politica si fa su Facebook o su Twitter. Mentre Gianpietro Volpi dice trasformiamo l'accordo in alleanza. Auguri. E per Simone quello che manca nella proposta sono proprio delle idee, dei programmi comuni ai due partiti. Poi sapete che quando hanno fatto questo governo hanno fatto una somma matematica dei due programmi, perché Conte si è reso conto che non avrebbe mai potuto mettere d'accordo i due partiti, mai. Da una parte c'erano i 20 punti di Di Maio che erano raddoppiati, come diceva Grillo, sono raddoppiati come i punti della standa, da 10 sono diventati 20, un grande libro dei sogni. Dall'altra parte un PD che non voleva fare neanche un programma, ma voleva fare solo un patto così, una stretta di mano e poi vediamo, no? Poi Zingaretti è stato costretto a mettere giù dei punti, ha messo quei punti un po' tanto fumosi e Conte ha detto, ma questi qua non riuscirò mai a metterli d'accordo, è meglio che faccio una somma, 20 più 5, poi diventati 6, 20 più 6, 26 punti, glieli porto a Mattarella, gli dico che sono tutti d'accordo, ma non è vero. Quindi giustamente dicono quello che manca nella proposta sono idee e programmi comuni ai due partiti. Se Zingaretti vuole tracciare una strada che porti alla convergenza con 5 Stelle, ci dovrebbe quantomeno dire quali sono le idee, la visione d'Italia e i valori che legano questi due partiti. Mi illumini perché io queste similitudini non riesco proprio a vederle. Questo dice, ma ci sono i commenti più critici, sono quelli dei militanti romani allarmati dalla risposta data dal segretario sull'operato di Virginia Raggi. Dovrebbe dimettersi? No, dovrebbe affrontare con più decisione e collegialità temi per troppo tempo irrisolti. Ma veramente se voi leggete bene la dichiarazione di Zingaretti sulla Raggi dice dovrebbe dimettersi, no, però quello che dice dopo è semplicemente che non funziona, che non ha collegialità, che non fa lavoro di squadra, che dovrebbe essere più decisa nei temi. Sta dicendo praticamente
No, dimettersi no, però dovrebbe fare meglio il suo lavoro, dovrebbe essere più decisa, sta dicendo praticamente che non è capace. Quindi i militanti romani dovrebbero leggere anche bene le frasi di Zingaretti, che spesso sono fumose, spesso vogliono dire tutto e nient'altro che tutto, nel senso che Zingaretti incarna proprio il classico politico che quando parla non, o non si capisce o sono delle frasi altisonanti, qualunquistiche, che uno dice, ma dentro quello che ha detto realmente che cos'è, no? Quindi Zingaretti, la Raggi dovrebbe dimettersi? No, però non funziona. Quindi attenzione, no, però non funziona. Si sta contraddicendo perché è un leader politico di questo tipo. Non si espone, non dà mai la sua opinione, dice no, ma poi dice sì praticamente. Quindi sinceramente io Zingaretti politicamente a me non piace per nulla perché non è politicamente sincero e proprio si nasconde dietro un'ipocrisia e una falsità dicendo tutto e il contrario di tutto. Ma se la base del PD è in rivolta, i dirigenti del partito, anche quelli di minoranza, sembra essere chiara la finalità dell'apertura del leader Dem. Beh, ovviamente ha proprio detto a Di Maio: mettiamoci insieme. Poi cosa vuol dire mettiamoci insieme? Cosa vuol dire fare una fusione tra PD e 5 Stelle? Questo sarebbe la chiusura del cerchio che voleva Zingaretti, praticamente far tornare a casa gli scappati di casa. Ma senza un'alleanza stabile si lascia il campo libero a Matteo Salvini e alla instabilità generale. Ne è convinto Enrico Borghi, deputato PD di base riformista, cioè tendente alla sinistra, ma che si usano tutte queste parole, base riformista, comunista, diciamolo, no? La corrente che fa capo a Luca Lotti e Lorenzo Guerini. Quello che ha detto Zingaretti può essere una via d'uscita dalle due anomalie che vive il paese, l'assenza di instabilità e l'affermazione di una destra che rifiuta il sistema di valori condivisi. Bah. La destra? Cosa vuol dire la destra? Di cosa stai parlando? Poi un centrodestra, cioè praticamente sta dicendo che chi non la pensa come lui non condivide il sistema di valori democratici, praticamente. Cioè chi non la pensa come l'uomo sinistro, come l'uomo comunista, è una persona antidemocratica, ma spesso e volentieri è proprio quello che definisce gli altri antidemocratici ad essere intollerante, intransigente, e molto spesso cerca di vietare alle altre persone di parlare, di esprimere la propria opinione. Quindi su questo tema della democrazia, di chi accusa gli altri di non essere democratici, è un bello specchio, eh? Negli altri vedono se stessi riflessi. Ma Borghi continua: dalla nascita dei 5 Stelle a dopo la fine della Seconda Repubblica, all'Italia è mancato quello schema a due poli che solo può garantire la stabilità necessaria per realizzare un qualsiasi progetto per il paese. Una stabilità resa più acuta dalla comparsa sulla scena di una destra impersonata da Matteo Salvini, refrattaria alla condivisione di valori per dar vita ad alleanze durature. Che Salvini sia refrattario alla condivisione di valori è una sciocchezza. Che sia refrattario a dar vita ad alleanze durature è un'altra sciocchezza, in quanto hanno appena dato via a una grande alleanza di centrodestra e hanno deciso di condividere tutte le scelte in Parlamento, in Senato e tutte le scelte per le regionali con una base, un programma di base ampiamente condiviso da Forza Italia, da Fratelli d'Italia e dalla Lega. Non un programma nel dettaglio, ma un programma generale ampiamente condiviso. Ma Borghi dice che questo governo potrebbe portare al ritorno di un sistema bipolare che è alla base della logica dell'alternanza in democrazia, dice lui. Secondo lui la democrazia è l'alternanza di due gruppi, di due coalizioni, ma abbiamo sempre visto che le coalizioni non funzionano. Guardate che in Italia il governo medio dura 8 mesi, quindi vuol dire che non funziona le coalizioni. Tante teste che vogliono essere alla pari, anche se
c'è un partito che ha preso il 3% e l'altro che ne ha preso il 40%, poi al governo vogliono avere tutti lo stesso diritto di parola e nelle coalizioni poi non si arriva mai da nessuna parte, perché il partito che ha il 30% poi nella coalizione deve essere uguale nel momento di decidere al partito che ha il 3-4%. E capite che questo comporta dei problemi, perché per vincere contro l'altra coalizione tu devi far entrare nella tua coalizione tutti, anche quelli che hanno idee magari troppo estreme, e alla fine in questa par condicio che tutti devono essere uguali nella coalizione, quello che ha le idee troppo estreme vuole prevaricare o comunque farle valere su tutta la coalizione, sul governo. Quindi attenzione che lui parla di democrazia, la logica bipolare dell'alternanza, ma è una forma di democrazia, ma ci sono anche altre tantissime altre forme di democrazia. Non vuol dire che un solo partito al governo sia una dittatura, ma questo è il giochino che fa sempre il centro-sinistra, se non ormai il PD, che è rimasto puro di sinistra, ancora di più rimarcherà Salvini, dittatore, non ci farà più votare, camicia nera, squadrista, razzista, e poi si scopre che non c'è nulla di queste sciocchezze che dicono, nulla mescolato con il nulla. E se le fibrillazioni in seno al Movimento 5 Stelle non sono un buon biglietto da visita per un'alleanza duratura, è pur vero che si tratta di un travaglio fisiologico e un passaggio indispensabile perché questo riallineamento possa avere uno sbocco positivo. È inevitabile che il Movimento 5 Stelle sconti oggi un cambio di pelle ed è automatico quando un partito o un movimento diventa partito di governo. Attenzione, il Movimento 5 Stelle, se dovesse tendere ad un'alleanza con il PD, come quella che è già in atto, potrebbe avere anche lui una scissione come quella di Renzi. Quindi un movimento che si divide, dove la parte che vuole andare via diventerebbe e ritornerebbe alle origini, quelle del vero movimento, e la parte che rimane sarebbe praticamente una costola del PD. Già il partito dal 33% è diventato 15, 16, 18. La metà che non erano d'accordo sono già andate via. In un'eventuale scissione andrebbero via un'altra parte che proprio vuole tornare alle origini, e rimarrebbero pure persone di sinistra, quindi non avrebbe senso chiamarlo poi Movimento 5 Stelle, farebbero bene a confluire tutti nel PD e chiudere quello che rimane del Movimento 5 Stelle e far confluire in chi veramente voleva il vecchio Movimento 5 Stelle primordiale in questa nuova parte politica che si è scissa. Intanto per il momento quello che vogliono fare è un'alleanza per le regionali per sconfiggere Salvini, anche se hanno capito che molte regioni le perderanno. Cercheranno di arginare Salvini, che adesso è in una coalizione, si presenta alle regionali in una coalizione di centrodestra, e una coalizione di centrodestra che vede comunque Salvini con la Lega in risalita e anche Giorgia Meloni in grande risalita, più che risalita, in salita, è quasi al 9%, quindi attenzione che Lega e Fratelli d'Italia hanno un elettorato consistente. Anche Forza Italia, qualche sondaggio lo dà al 5, qualcuno lo dà al 7, se fosse più realista quello del 7, più l'8, quasi 9% di Fratelli d'Italia e una Lega in risalita al 35-36%, sarebbe schiacciante in tutte le regioni, ma questo è da vedere. In Umbria l'accordo col Movimento 5 Stelle più o meno è già siglato, anche se lì dai sondaggi dovrebbe vincere il centrodestra. In Emilia-Romagna il PD spera di poter confermare Stefano Bonaccini, di qui le parole del deputato PD Andrea De Maria, che dice: «Condivido e sostengo le considerazioni di ieri di Zingaretti. Penso che si debba lavorare a un radicamento sul territorio dell'attuale alleanza di governo fra il PD, l'intero centrosinistra e i 5 Stelle. In particolare voglio sottolineare l'importanza di questa prospettiva in vista delle elezioni regionali in Emilia-Romagna».
senza abiure e nel rispetto delle reciproche identità e priorità, sapendo che così si rafforzerà anche la tenuta del governo, la coerenza delle politiche che metteremo in campo fra i diversi livelli istituzionali e la chiara scelta alternativa alla deriva di destra rappresentata dalla Lega di Salvini. La deriva di destra. Vabbè, ma anche in Campania la sfida per Zingaretti è delicatissima. Lello Topo, deputato di base riformista, comunista, e stratega del PD in Campania, è uno dei più strenui sostenitori dell'idea di un'alleanza fra PD e 5 Stelle. Occorre un'alleanza di svolta anche a Napoli e in Campania. Ha capito Topo che in Campania il Movimento 5 Stelle è molto forte perché Di Maio è campano, e Fico è campano, e quindi è molto radicato in Campania. Quindi dice meglio allearsi con i 5 Stelle prima che Salvini venga a vincere anche qui. Ma i pentastellati, i grillini, sono contrari a una ricandidatura di Vincenzo De Luca. Topo invita a demolire muri e a favorire il dialogo nel rispetto delle posizioni. Mentre più prudente il deputato e capogruppo Pietro De Luca, capogruppo alla Commissione Affari Europei, che del governatore campano è figlio, e dice l'alleanza con il Movimento 5 Stelle è già realtà a livello nazionale con l'esperienza di governo. A livello territoriale vanno verificate le compatibilità per essere argini davvero efficaci a Salvini senza effetti controproducenti. Quindi un Zingaretti con un PD che vuole ritornare all'Ulivo di Prodi del 1994, se non sbaglio. Quindi qualcosa di abbastanza inquietante, perché i ritorni al passato, soprattutto in un paese proteso al futuro, è abbastanza, sì, curioso, diciamo, curioso. Grazie per avermi ascoltato, vi invito a iscrivervi al canale, partecipare ai sondaggi nella community. Arrivederci e grazie.